Il film Agente 007, Dalla Russia con Amore, secondo capitolo della saga di James Bond, ha conquistato la critica. Una storia di spionaggio, alquanto complicata, ma raccontata con scioltezza, abilità e con dispendio di mezzi. I continui colpi di scena, il ritmo serrato fanno dimenticare qualche inevitabile forzatura e incongruenza, si legge su segnalazioni cinematografiche del 1964. Nel 2003 Massimo Bertarelli ha scritto sul giornale, strepitosi, per quei tempi almeno, oggi francamente sono sorpassatissime, trovate tecniche bagnate dall'ironia, e dal Dom Pérignon, fanno da contorno ad avventure eccitanti e impossibili. Se non lo si prende troppo sul serio è ancora godibilissimo. Ricordiamo che Agente 007, Dalla Russia con Amore, andrà in onda dalle 21. 45 su TV8 e lo potremo seguire anche in diretta streaming, grazie al portale della rete televisiva. Curiosità sulla produzione del film. Prima serata d'azione e di spionaggio quella del canale TV8 di oggi, 1 ottobre 2018, che ha scelto di intrattenere il suo pubblico con la messa in onda della pellicola Agente 007, Dalla Russia con Amore, che è stata interpretata da un valido Sean Connery nel 1963. La regia è stata affidata a Terence Young, mentre il soggetto è stato scritto da Ian Fleming e la produzione firmata da Albert Terre. Broccoli e Harry Saltzman. La pellicola è stata prodotta nel Regno Unito con la durata di circa 2 ore. Il film fu prodotto in seguito al grandissimo successo di Agente 007, Licenza di uccidere, ed ottenne risultati di pubblico e critica ancora migliori. Ancora oggi questo è considerato da buona parte della critica il miglior film in assoluto della saga dell'Agente 007. Il romanzo di Ian Fleming da cui è tratta la pellicola era uno dei libri preferiti da John Fitzgerald Kennedy e questo fu, secondo alcune cronache, l'ultimo film che vide il presidente prima dell'attentato che lo uccise. Durante la fase di sceneggiatura fu completamente eliminata dal film La Smersh, organizzazione terroristica russa simile alla Spectre presente nel romanzo, che divenne così l'unica antagonista di Bond. La decisione fu presa per non dipingere la Russia come il nemico ed evitare inutili tensioni con Mosca, visto che la guerra fredda si trovava già in un momento cruciale senza bisogno di gettare altra benzina sul fuoco. Agente 007, Dalla Russia con Amore verrà trasmesso da TV8 nella prima serata del 1 ottobre, alle ore 21. 30. Nel cast anche Daniela Bianchi. Agente 007, Dalla Russia con Amore è una pellicola d'azione e di spionaggio del 1963 diretta da Terence Young, Sole Rosso, agli ordini del FUR al servizio di Sua Maestà, l'Uomo dalle Due Ombre, ed interpretata da Sean Connery, Caccia Ottobre Rosso, The Unshakables, Gli Intoccabili, Indiana Jones e L'Ultima Crociata, Daniela Bianchi, Missione Speciale Lei di Chaplin, Dalle Ardenne all'Inferno, L'Ombrellone, e Robert Shaw, Lo Squalo, La Stangata, Un Uomo per Tutti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.